una randellata dietro l'altra. Vittorio Sgarbi, ospite di stasera Italia su Rete 4, commenta senza filtri il nuovo incarico di Luigi Di Maio, che sarà l'inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico con uno stipendio da capogiro. Dopo aver massacrato i 5 Stelle, che rei di aver voluto a tutti i costi la riduzione del numero dei parlamentari, lui ha votato contro, a differenza di tutti gli altri partiti che hanno ceduto al ricatto populista di questi deficienti che hanno fatto solo danni. Trovo assurdo che questo personaggio, che mi fa anche tenerezza, debba avere uno stipendio da 12.000 euro al mese senza aver fatto nemmeno un concorso, quando invece un archeologo guadagna 10.000 euro l'anno per fare lavori straordinari. Tuona Sgarbi. A lui regalano un posto, uno stipendio e gli danno l'immunità. È intollerabile, insopportabile. È l'esempio del fallimento totale di quella posizione politica, ora rappresentata da un leader che è accento grave quanto di più lontano da Beppe Grillo. A questo punto Sgarbi va giù pesante anche su Giuseppe Conte e sulla sua battaglia sul reddito di cittadinanza. Fa il camaleonte. Si trasforma e fa il teorico del reddito di cittadinanza obbligatorio. A quelli che lo prendono, li mandino a fare i custodi nei musei, invece di lasciarli a casa a non fare nulla. I 5 Stelle sono quelli che non fanno niente e hanno vantaggi come il signor Di Maio.